non li riconosce. Ecco Lurani e Marinotti, Pagani, Banti, Brivio, Ascari e Serafini, Chiron e il costruttore delle Cisitalia Dusio. Todini sale in aereo, lo segue Cortese, Brivio promette regali d'Egitto, Taruffi ci saluta tutti quanti, 16 assi italiani partono per l'Egitto. Quest'auto non partecipa alla gara, è quella di Re Farouk. La folla, per intonarsi al luogo, si è messa in testa le piramidi. Una stretta di mano al re prima di farsi agguantare dalla velocità. E i concorrenti partono. E questo è il primo grande premio automobilistico del Cairo. Poco dopo la partenza il gruppo si sgretola. Nella vicenda delle curve e dei rettilinei i piloti italiani affermano la loro classe. Non lontano dalle foreste imbalsamate i nostri motori cantano trionfalmente come nel 70 cantarono le tube della marcia della Ida. Perché nessuno esclami ma che corsa d'Egitto. Ecco anche il classico incidente che un pronto balzo di Re Farouk rende inoffensivo. Vincitore il nostro Cortese. Scusatelo se vi dà le spalle, deve presentare la fronte al re.